Potremmo partire dicendo che non esiste una struttura che non abbia dei sistemi di collegamento, quindi l'ancoraggio è l'elemento che contraddistingue in ogni punto la prestazione della struttura. Lo stato dell'arte è importante da un certo punto di vista, in quanto molte attività sperimentali sono state fatte, molte attività numeriche sono state condotte e di conseguenza si conosce molto, ma in un periodo storico in cui la sismica era agli albori, era ancora materia di studio. Adesso ancora tanto c'è da dire, soprattutto a livello di prestazione, soprattutto perché gli eventi sismici hanno un determinato tipo di frequenza, un determinato tipo di input che nel tempo cambia e quindi le regole vanno aggiornate. Allo stato attuale una grande ricerca rappresentata sicuramente dal mondo nazionale italiano, possiamo vantarci di avere grandi centri di ricerca, fra cui USENTE per attività sperimentale numerica, di lavoro sulle connessioni, sugli ancoraggi, soprattutto quelli di natura a progettazione elastica, ma in parte per il futuro quelli dissipativi. C'è da dire che il mondo sta investendo molto e sicuramente nel futuro l'ancoraggio sarà uno degli elementi che insieme alla connessione nel suo complesso, quindi saldature, piastre di collegamento, eccetera, eccetera, costituiranno veramente un campo di grande ricerca. La collaborazione di USENTRE con ILTI va avanti da tantissimi anni, direi che inizia proprio con un colloquio 7-8 anni fa e poi va avanti con progetti di ricerca veramente importanti. Il progetto sperimentale è un progetto che è andato avanti diversi anni, il progetto numerico è stato più breve ma non meno intenso. Perché nel progetto numerico in cui siamo stati coinvolti si cercava di interpretare raccomandazioni, linee guida e codici normativi. Quindi è stato un progetto estremamente delicato, è stato un progetto estremamente sensibile, è stato un progetto che tra l'altro ha richiesto grandi interazioni con la casa madre, in particolare con i vostri ricercatori, e quindi ha portato sostanzialmente ad una comprensione molto approfondita del sistema normativo del sistema delle raccomandazioni e forse un piccolo orgoglio personale è stato tradotto poi nella pratica del software. Questo è molto importante quando i nostri progetti vengono tradotti in non solo equazioni, non è quello, ma vengono tradotti in qualcosa di operativo che aiuta il mondo professionale. Allora, dato che vengo registrato, sulla cultura sismica non dirò nulla di volgare. Diciamo che siamo agli albori della cultura sismica. Io ho avuto la fortuna di studiare parte del dottorato negli Stati Uniti, dove sotto i banchi della mia università esisteva un fischietto e esisteva un elmetto, cioè esistevano dei sistemi che noi chiameremmo dispositivi di protezione individuale, proprio in ambito studenti, in ambito scuole. I banchi sono fissi nelle high school americane perché così gli studenti se evacuano possono evitare di tirarseli addosso, eccetera. L'Italia è all'inizio. È una nazione che ha un patrimonio storico, è una nazione che ha una tradizione, quindi sempre sbagliato dire un terremoto viene in Giappone e non succede niente. Sono culture completamente diverse. L'Italia sta investendo molto. Io come USENTE posso dire che noi stiamo investendo da diversi anni sulla cultura a livello del mondo della professione con i corsi, a livello delle scuole incontrando i bambini che saranno poi gli ingegneri e gli adulti del futuro. Abbiamo una piattaforma vibrante sulla quale facciamo andare le persone, ma non è un gioco, non è una fiera, serve per fare esperienza di un evento che è drammatico. Il Dipartimento di Protezione Civile sta investendo tanto, gli ordini degli ingegneri, io sono segretario per via, sta investendo tantissimo. Siamo all'inizio, il cambio di cultura è sempre epocale, quindi richiederà molte generazioni, stiamo pian piano arrivando. Diciamo che fra qualche anno speriamo di non sentire più la frase o la domanda: ah, ma l'Italia è un paese sismico? Siamo sicuri che tutti diranno siamo in un paese sismico.